presidente deve essere presente di tutti e deve conciliare il movimento per lavorare assieme. Conciliare il movimento, io spero che anche la parte, tra virgolette, veneta abbia l'opportunità di trovare delle soluzioni che possono essere in simbiosi con la strategia, con la progettazione della federazione. Lavorare assieme è la cosa più importante e ci aiuta nella crescita. Il punto principale sono i giovani, ma se si parte da una progettualità che inizia a 15 anni, di certo per ottenere gli sviluppi di questa progettazione servono sicuramente più anni. Io ho detto che si cominciano a vedere i primi frutti, spero che non sia come il proverbio che una rondine non fa primavera, spero che riusciamo a ottenere nel settore giovanile una standardizzazione di risultati che sia a un livello superiore di quello che abbiamo ottenuto negli anni scorsi. Continuo a dire che se si vuole vincere davanti, nazionale maggiore, è indispensabile vincere dietro e dare una continuità alla nostra posizione nel settore giovanile. Per cui, primo, crediamo nell'investimento sui giovani. Per poter fare tutto quello che il rugby italiano ha la necessità, dobbiamo pensare di sviluppare la parte commerciale e gli introiti. Per cui l'organizzazione commerciale è il secondo punto fondamentale. Non parlo della nazionale maggiore perché nella nazionale maggiore c'è poco da parlare. Se lavoriamo bene dietro sicuramente avremo le possibilità. La nazionale maggiore, che è poi la locomotiva del nostro movimento anche nel reperimento delle risorse, ho la sensazione che abbia un ottimo staff che farà completato da un responsabile della difesa. Ma le società sono i soci del nostro movimento. Le società ci hanno chiamato oggi a rinnovare un consiglio importante. Le società sono coloro che hanno la possibilità di far crescere il rugby italiano. È anche naturale che io penso che lo Stato italiano debba aiutare le società a far sì che chi fa un investimento nello sport e ovviamente anche nel rugby deve avere una deducibilità fiscale maggiore. Ultima cosa è il sociale. Noi dobbiamo contraddistinguerci perché siamo diversi dagli altri.